Questo programma è offerto da Differenziamola, promossa dal Comune di Reggio Calabria, dal CONAI e dalla VR. E allora, che sintomi ha? Ma quali sintomi, dottore? Io ho crisi di personalità, di identità, non so più chi sono. Sì, d'accordo, Rico. Perché? Ma perché? Perché fa male, male da mo'. Ah, ma sei uno spettacolo della natura. Non si preoccupi, sta arrivando la sicurezza. Una vecchia che balla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta per un mondo diverso, libertà e tempo perso e nessuno che rompe i coglioni. Nessuno che dice se sbagli sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori. Buonasera e benvenuti dal Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria, non il Parioli come dice Maurizio Costanzo. Questo è il Maurizio Costanzo Show. Maurizio Costanzo Show, anche se ci sono io, benvenuto Marre, perché Maurizio, insomma, non si vede in giro, non l'abbiamo visto, show must go on, per cui noi dobbiamo andare avanti e andiamo avanti oggi a raccontarvi una cosa molto, un aspetto molto importante della nostra cultura, vale a dire la terza età. Come valorizzare la terza età? Cosa fanno i nostri nonni nel tempo libero? Lo scopriremo tutti insieme in questa puntata, appunto, del Maurizio Costanzo Show. Buonasera. Salve, salve. Voi come vi chiamate? E Coso, Scappatura. Coso Scappatura. Lui si chiama Coso Scappatura. Fausto, Fausto. Fausto, Fausto, Fausto Scappatura. Sì. E voi? Signor Budolti! E come va a chiamare una botti sangue, tognoso da mannaia la mia. Vabbè, vabbè, stia calmo, vabbè, ho capito, sì. Oh, dottor Costanzo, io praticamente vieni ospite, ma non vado a fare, per pigliare una Avete ragione, cosa. Scusate che un corpo, mi sono lasciato prendere dalla foga, ecco. Ma non sono Costanzo. Praticamente, come andavi in un canto, ma scusate. Te l'altro pariole, nascito, dottor Costanzo. Pippo Sciopo. Baudo, Pippo Baudo. Ma quale Pippo Sciopo Baudo? Lo presenta Maurizio Costanzo Sciopo. È vero, è vero. Non è che siete Daniela Piombo, voglio dire. No, sono benvenuto Marra. Oh, benvenuto Marra. Ma qui, qui. Vabbè, effettivamente, non è che... Benvenuto Marra, che se... Sentite, ragionera Callea. Io Callea. Noi siamo come trasmissione, come emittente, siamo contrari alla violenza. Ma che vuol dire che cioè, aspetta. No, hai capito. E datemi la cane. Come facciamo con questo show senza io capire? Praticamente. Praticamente. Ricomponiamoci. Ricomponiamoci. Ma poi. Dottore. Allora. Vabbè, questa poi la tagliamo sicuramente. La scarpa. E la vostra chi sta sta cosa? No, quella. Come da stare con dove era la scarpa? Io non pensavo mai e poi mai che mi sarebbe mancato così tanto Maurizio Costanzo. Veramente non c'è una cosa. Ma poi tra con voi. Ma cacciate sta gamba qua! Con voi non ci doveva vabbè, essere. Ma no, vabbè. No, dove va? Ho la vaga sensazione che mi stia sfuggendo lo studio di mano. Che fa cufemore? No! 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 Venga, venga! Chiamiamo! No! Lasci stare! Si segga, non sia violento, anche perché a un'età vi scoppia la corona. Vi scoppia la coronaria. Oh. Con voi ci deve essere un'altra persona pure. C'era praticamente. Cui? Abbonana e Gilberto Marrelli. E morivo. No, Gilberto! Scusate.
Da onde ne esci tu? Eh? Cioè... In Germania. No, in quel senso, io dico adesso. Dove la, da dove sei uscito? Ma chi ne fosse, Riggio? Che non sbaglia strada. A onde, onde è tuo signore avuto ortie? E che te l'ho chiamato dietro, ragioniere che lei ha scappato. Dietro, dietro di voi. Dietro oh, di voi. Carissimo! Rapagliato, c'è una malaia, scorci i quando. Scappatura. Vabbè, vabbè, allora facciamo così, cerchiamo di ricomporre un po' la situazione, torniamo subito. Sai perché io chiamavo uno scappatura praticamente? Perché si faceva fuendo, quando io c'è tu, corpa, ramaronna, praticamente. No, scappava. Ma non è il, ma state confondendo con il vabbè, cugino. Adesso... Ora dico io. Non era io, no, tuo cugino è. Andate a chiarirvi, per favore. Scusi, scusi. Perché lei somiglia che molto. Che ad Aldo di Giuseppe che deve andare a fare. Vabbè, linea ad Aldo di Giuseppe. E datemi qua. Pesce fresco, lo possiamo dire questo? Va, ah? Freschissimo. Lei è il titolare? No, qua, mio figlio. Ah, salve il figlio. Lei ha la maglia azzurra però sembra la nazionale. Buongiorno. Il pesce fresco, lo possiamo dire? Pesce fresco al 100% garantito, la, sì. La specialità, diciamo, quale pesce... Ora, in questo periodo la specialità è il pesce spada, ah, perché è proprio nel suo tempo, perché da maggio a giugno, c'è tutta l'estate, ma proprio quella... Il periodo clou. Il periodo clou e va da maggio a giugno. Viene in vacanza verso vicino Bagnare. Sì, sì, infatti lo prendono qua a due passi. Va bene, vi ringrazio, buona grazie giornata e buona vacanza. Ci confermate che fa caldo? Niente, non possono dare dichiarazioni sul caldo perché purtroppo è un caldo diverso, non è, ci sono più le mezze stagioni. Lui, sì, lui è la nostra mascotte. Juventino, Doc. No. New Jersey. Vuoi venire qua per una settimana e sono 15 anni qua. 15 anni? Cioè, c'è gente. C'è gente che dalla Calabria va in America e vuoi tornare su qua. No, mi piace, l'America è chi un tempo ne era tempo. Guarda qua, chi sto vipi bagnato. Vieni qua! È vestito da iena lei, venga. Sto con lei te caddo. Filippo, vieni qua, mannai! Se schia. E io vedi Goldbet. Uso io. Goldbet. Uso Goldbet. Goldbet. Questo è l'accento proprio. Dico, stavo dicendo, ci sono persone che dalla Calabria vanno in America, lei dall'America è tornato in Calabria, ma lavora qua? Io non faccio niente. Ah, beh, ha fatto fare proprio il calabrese. Sì, faccio proprio il bagnerotto. Lui è venuto via dall'America perché non voleva lavorare, lì lavoravano tutti. Lei lavorava in America? Sì, sì, sì. Quindi giustamente meglio qua che non lavora. Cioè, quello vai a me a lavorare, cosa vuol dire niente? Non lavorerà buono per scuola in America, no? Va bene, vi ringrazio. Buon lavoro. Buon lavoro a te. Ma quando lavoriamo? Io sono stupendo. Allora, buona giornata si può dire. Buona giornata, sì. Non lavoriamo, buon lavoro. Buona, buona giornata, sì. Buona giornata. Buona giornata. Bene, allora abbiamo un po' ricomposto la situazione, tutto creato da un equivoco, perché insomma si tratta di un'omonimia, però voglio dire no, alla fine... No, è suo cugino, Risse. Abbiamo detto che era un'omonimia. No, Risse che era suo frate, forse. Omonimia, vuol dire lo stesso nuovo, che un nonno si chiamava mia, eppure ma un cugino... Ma è anonimo, sì, che è Risse, o mare mia. Perché c'è manai? No! A me dispiace! Mi dispiace! Ma non c'è caso! Guardate, però muori che avrà una bottata di vigna! La vigna! Ma posso io? Non devo fare di che io! Ma perché mi è bracato? Ma una certa sorta da facciamo così! Se fermo qui, si rilassi! Sta fuivo! Infatti lo scappatura si chiama perché sta fuivo! Allora, signor Poletti, per cortesia, io vorrei che ci raccontasse una sua giornata tipo... Aspettate un attimo, Maradona, ma... Che c'è? Occupate troppo spazio! Io non sono uscito io così, ne... Spostate, ma... Ma buono! Aspettate... Ma che è? Almeno uno... Ah! Ora sì, non si capisce più niente. Che stavo dicendo, dottore? Mi stavate cambiando di posto o no? Aspettate i miei pantaloni. Ah, ora sono uscito. Dottore, te lo dovete largare un po'. Ma che si è schiato su strascabato? Che è Edi? Ma Edi, fantasmina, Edi! E non si è schianta!
Ah, perché sono fantasmi. Non lo so. Tocasciuni. Sì, scarpi morto, cosa la cucci fottio? Allora, io vorrei sapere, vorrei capire come trascorre una giornata, ecco, un anziano medio, quindi lei, signor Pudorti, per esempio, come trascorre la sua giornata? E niente, voglio stare a scritto e vorrei dare... Praticamente... è una deretta, cane. Cioè. Oh, dolore, stai ammazzando a corpo, hai fatto un sozzainato. Va bene, ok. È una deretta, dottore. Sì, diciamo che è una diretta. E allora io lo dico francamente. Cioè, sarà franco. Francamente, voglio essere franco. No, è da dietro, signor Pudorti, se no faccio scherzo. Voglio essere franco perché voglio essere schietto. Voglio essere. È maratato, non siete. Mannaia! Alla santa miseria, mannaia, pazienza. Dove va? Io vai a manare due scocci qua pure a voi. No. No. Non deve essere violento. Mia no, state buono. Stia buono. No, che pochi se sottigni arte faccia. La voce è vera, quindi mi ha risolto pure complicato. Questo è vero. Ma stavo dicendo, io mi alza mattina, dottore. Sì. Quando mi alza mattina, mi alzo già di 5 minuti. Sì, mi e 6 meno un quarto mi alzo. Ma poi sei meno un barri. E 6 meno 5. Mi piglio 4 caffè. E 6 meno 5, perché 5 minuti. Cioè, Senta, vada fuori. Basta. Se ne vada. Se ne vada. Io quando mi alzo. Se ne vada. Unico da quando ero dottore che facevi cene presi qua. Mi alzo proprio non ci rompi i cugioni cristiani. Appena vi figliolo, ci sbuchi i palloni. E fin me ne ci credo botta da bottana. No! A chi deve cantare? C'è cacu cazzuno, no, mi spalle! Ho capito! Vada via! La nostra è una trasmissione seria, non può tollerare certi comportamenti! Vada via! Via! Quello che potremmo fare io e te, senza pensare a niente, senza pensare sempre, quello che potremmo fare io e te, io e te. Io e te, siamo io e te, aspetta che scrivo, sta parlando di io, cioè che dico così quel cazzo, no? Siamo io e te. In giro si va ad avere perché Shabada. Dopo, questo dici. Ma ragione i cugioni. Dici dopo, quando intervengo io, no? E allora se no facciamo, giustamente qua c'è il via vai e passo, no? Insieme siamo insieme, stiamo insieme. Va bene, aspetta, va bene. Sai che sto stanno santo che stai facendo? E che fai? Non sono detto che puoi dormire cosa? Guardate, non è più stiamo semplice. Ma stiamo scrivendo a cassone, non è che puoi dormire così, no? Allora, questa è la cosa. Scrivi questo, Vasco. C'era una volta. Come nelle favole. Ma già si è scritta questa qua, che cazzo dici? No? C'era. Una volta scusate va bene che se non mi conviene va bene. Cosa fa Vasco qui? Io sono qua perché sono ben invitato dei missi, no? E che sono visti e allora ho voluto di fare questa serata qua, questo spettacolo. No? L'unica cosa che ho capito è che quello sta dormendo. Eh sì, ma io non sono addormentato perché noi siamo scrivendo i cassoni. Ma Vasco che parla il dialetto calabrese. Io sono i palmi, no? Sugli palmi. Vasco Rossi è di palmi. Ma devo respirare sicuro. Univarella. Ma scusi. Via.
Sì, ma cosa fa qui adesso? Io sono subito. Sono qua perché sono passato, però mi rompo i coglioni. Aspetta, un minuto. E poi siamo gli altri baschi, siamo qui perché abbiamo preso un po' di sole. E poi stasera facciamo la serata, lo spettacolo. Dove? E qui c'è l'amico Domenico a Tahiti, facciamo lo spettacolo del concerto mio. No, ci deve essere un errore. No, infatti cazzo no, 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 ma no, ma su cazzo ne hai? Sono finito lo spettacolo. Sabadabada, c'è. Non si schianta. Sono foot proprio. Ho scritto una nuova canzone, vedi prima. Allora, scusa. E che si scrive a Zacchi, sa che. Io no. Allora, non ti perdonerò. Io no, vedrai che. Vedrai che. Non ti aspetto più. No, infatti. Aspetta, com'è? Vasco. Fare buono. Bloccato, un scimo può passare, quello è il problema. No, allora dici che c'è. Allora, no, dico scusa, che se ha una pipa in bocca, passa Paperino con la pipa in bocca. Ma che questa è bella, scriviamo. Faccio un battuto di merda, però scrivo stesso. Aspetta, passa Paperino. Lei sta facendo un lavoro inutile. Non è qua la serata. Stasera c'è Ligabue qua. Stasera Ligabue. Ligabue. Sebastiano, ragione. Ciao. Ma quello è un tifoso suo. Io no. Io non ti perdonerò. Che io non ti aspetto più. Senta voce schianta, ma cosa bello Dio. C'è Ligabue? Stasera? Sì, qua c'è Ligabue, non c'è lei. Due storti Ligabue, purtroppo. È storto, è tutto da vedere. Aspetta che faccio Ligabue, sì. In che senso? Chi fai? Sì, perché questa sera ci sono io come Ligabue, quindi da Vasco passo a Ligabue. Quindi stasera che canzone cantiamo? Scusa, noi dai Vaschi che siamo? Lo di Ligabue. Ma scusa, allora andiamo a parlare in dialetto. Ligabue, certo. Perché Ligabue dei paesi tuoi. No, vabbè, ma quanto sono storto? No, basta. Certo, inutile, la macchina calda. Dove ti porta lo decide lei. Certo, notti qui la strada, qua non conto, qua che c'è bella che con Liga. E ora con tutte queste che facciamo? Rompisti, facimi Vasco di nuovo. E andiamo di nuovo che te, che da patà patà. E va bene con mia, venite però, che adesso facete. Una vita in vacanza, una vecchia che balla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona.